Differenza tra ghee e burro. La ghee non è nient'altro che burro chiarificato, molto popolare in India e nel sud-est asiatico. La ghee ha una valanga di benefici ed ha addirittura una densità nutrizionale superiore a quella del burro ed è molto più versatile in cucina. Dire che la ghee è meglio del burro è difficile perché dipende dalle volte, ma sicuramente entrambe sono dannatamente salutari ed è bene che tu le abbia entrambe in cucina. La ghee ha un colore tendente al giallo-arancione e questo dimostra il suo elevato contenuto in vitamina A. È molto ricca di vitamina D, E e K. Il burro è praticamente grasso puro, ad eccezione per caseina e lattosio, che sono le componenti dei latticini che causano la maggior parte delle allergie. La caseina, tra l'altro, è anche quella che dà la cremosità al burro. La ghee invece non contiene né caseina e lattosio perché tramite un processo sono state tirate via. Questo significa che anche chi è molto sensibile a questi due componenti dei latticini può tranquillamente mangiare la ghee. Il bulletproof coffee si può fare anche con la ghee. È chiaro che, come ho detto prima, non diventa così cremoso come se tu lo facessi con il burro. La ghee è addirittura meglio del burro nel cucinare, perché a differenza del burro che contiene caseina e lattosio, in cui a 180 gradi iniziano a bruciare, la ghee è molto più stabile al calore, infatti resiste fino a 250 gradi. Questo significa che è ottima per friggere e per mettere qualcosa in forno. Ed è quindi molto meglio di burro, olio di cocco ed ovviamente olio d'oliva che non va neanche preso in considerazione. Ultima cosa sulla ghee, la ghee non deve essere conservata in frigo, quindi si può tranquillamente tenere fuori frigo e dura per anni. Ora a te la scelta, io li utilizzo tutte e due, dipende da cosa devo cucinare. Bulletproof coffee utilizzo il burro, mentre per il resto, per cucinare, uso tranquillamente la ghee.